Siamo in diretta, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le dirette delle edizioni Ares per presentare insieme agli autori le nostre novità editoriali. Intanto vi ricordo che anche per chi ha seguito le precedenti e per chi seguirà le successive, che le nostre dirette restano sempre online sulla pagina Facebook delle edizioni Ares. Vi ricordo, per esempio, tra le più recenti, l'ultima su Sherlock Holmes di Paolo Gulisano e Silvia Stucchi, e anche altra tra le più recenti, quella sulla mindfulness, il libro di padre Jacopo Iadarola, e ne troverete naturalmente tante altre. Nei giorni scorsi abbiamo tra l'altro lanciato il book trailer di Da un paese vicino, il nuovo libro di Giampiero Neri, che è visibile anche sul canale YouTube delle edizioni Ares. È stato un libro anche molto recensito sul Corriere della Sera, sul giornale di Brescia, sul Corriere di Como, e in rete potrete leggere anche l'ampio servizio che Pangea ha dedicato al libro di Giampiero Neri. Ricordiamo anche in uscita il nuovo numero di Studi Cattolici e naturalmente il libro che presentiamo questa sera di Luciano Regolo, che è qui con noi, e intanto gli diamo il benvenuto e ci presenterà un po' questa figura particolarmente affascinante e complessa della prima regina consorte d'Italia, Margherita di Savoia. Il libro che vi mostriamo si intitola appunto Margherita di Savoia, I segreti di una regina, e si avvale tra l'altro di alcuni contributi di Amedeo di Savoia Aosta, Maria Gabriella di Savoia e Sergio di Jugoslavia. Vi ricordo inoltre, prima di dare la parola a Luciano Regolo, che tra 2 giorni, il 15 ottobre alle 17:30, il libro sarà presentato a Palazzo Reale a Milano, in Piazza Duomo, con l'autore appunto Luciano Regolo, e con Francesco Perfetti, storico, e con la giornalista Valeria Palumbo. Naturalmente, a causa delle restrizioni sanitarie in corso, è obbligatoria la prenotazione. Comunque, è un'ulteriore occasione per parlare del libro e per approfondire, cominciare a conoscere, ricominciare a conoscere questa straordinaria figura di cui ci parla Luciano Regolo. Tra l'altro, proprio quest'anno, 2020, cadono i 120 anni, esattamente il 29 luglio 1900, veniva assassinato il marito di Margherita di Savoia, re Umberto I, e nel corso di quell'evento che la stessa Margherita definì il più grande delitto del secolo. Forniamo per cominciare solo alcuni tratti di questa figura straordinaria, Margherita di Savoia, nata nel 1851, morta nel 1926, appunto prima regina consorte d'Italia perché Vittorio Emanuele II era rimasto vedovo prima dell'unificazione, e regna per circa 22 anni, dal 1878 alla morte del marito, e poi vive un altro più che ventennio da regina madre, una figura interessante sia per i legami anche a livello come dire, di fare da tramite dopo gli strappi e con la Chiesa e con quella parte delle popolazioni italiane che vedevano un po' come stranieri, per dire il meno, i Savoia, e anche affascinante e complessa proprio come personalità, allo stesso tempo fedele alla dinastia, portatrice di valori antichi e eppure estremamente moderna nelle sue passioni, nel suo modo di vivere, eccetera. Possiamo dire soltanto che quando morì nel 1926, l'affetto manifestato dalla popolazione dimostrò che non era morta semplicemente, e si fa per dire semplicemente, una regina, ma era morta una vera e propria icona. Oggi si direbbe un influencer, che ormai è un titolo che non si nega più a nessuno, come una volta quello di dottore, ma insomma,
per cominciare a capire davvero la straordinarietà di questa figura. Quindi lascio subito la parola a Luciano Regolo prendendo spunto da alcune righe che lui scrive, definendola un personaggio principale, personaggio femminile di riferimento per almeno due generazioni della nuova nazione. Giocherà un ruolo fondamentale. Ma questo destino, a darle i mezzi giusti per questo destino, scrive, saranno proprio la formazione e le esperienze vissute nel periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi partiamo proprio da qui e ti do subito la parola per capire, per tornare alle origini e capire in che modo questo contesto familiare, l'infanzia, eccetera, abbiano contribuito a plasmare la futura regina. Sì, intanto buonasera a tutti. Diciamo che Margherita si forma, nasce, vive, diciamo, la sua giovinezza e la sua infanzia a Torino, città, diciamo, sabauda. Lei è una Savoia al 100%, nel senso che è la figlia di Ferdinando, Duca di Genova, che è il fratello di Vittorio Emanuele II. Ed ha questa, diciamo, formazione. Tanto un'infanzia difficile, problematica perché la madre, Elisabetta di Sassonia, comunque una principessa teutonica, perde il marito quando lei ha appena 4 anni e, diciamo, non ha lo stesso trasporto emotivo del padre, che invece era molto più affettuoso con i figli, tanto da risulta, insomma, anche sì dai diari, che dalle cronache, che addirittura non diceva mai che i bambini dormissero da soli, li faceva portare nelle loro stanze, cosa allora rarissima. E la madre tuttavia si innamora di un aiutante di campo della sua casa reale, che era questo Rapallo, Niccolò Rapallo, non nobile, e lo sposa in segreto, morganaticamente, ad Aglie, con una sorta di cerimonia rocambolesca, con un sacerdote che viene quasi appostato un po' con un cliché manzoniano, e lo sposa senza chiedere il permesso di poterlo fare al capo della famiglia, che era Vittorio Emanuele II. Questa cosa produce l'ira violentissima da parte del re, anche perché Elisabetta, la madre di Margherita, è l'unico first lady in quel momento del regno di Piemonte e Sardegna. Perché questo? Perché, come giustamente si ricordava prima, Vittorio Emanuele II era vedova, aveva una sua, diciamo, liaison che era impresentabile, poi diventa anche un matrimonio morganatico. Allora, per l'epoca, Rosa Vercellana non avrebbe potuto assolutamente ambire al ruolo di regina, e quindi la primogenita di Vittorio Emanuele II, Clotilde, era poco più che una ragazzina, quindi non aveva lei il ruolo di personaggio femminile della corte. Quindi questa cosa, oltretutto, era passata soltanto biennio dalla morte del marito, e quindi, diciamo, accade che i bambini vengono sottratti alla duchessa Elisabetta, e comincia un aspro contenzioso, anche perché Margherita aveva un fratello, Tommaso, che in teoria poteva anche essere tagliere al trono, quindi vengono sottratti entrambi. E poi piano piano Margherita riesce a rivedere la madre, mentre al fratello viene proibita questa frequentazione, fin quando, con l'interesse di Cavour, vengono firmati questi accordi, di cui ho trovato copia proprio all'archivio di Stato di Torino. Quindi questo trauma agisce in Margherita, però le dà anche una possibilità, che è quella di avere in testa una profonda, profonda amicizia con questa donna, che è coeva, più o meno coetanea a sua madre, che è la contessa Irene Morozzo della Rocca, moglie di un aiutante di campo del re. Un generale, uomo d'armi, insomma, molto famoso nella storia sabauda, e le sue amiche saranno, diciamo, le migliori saranno le due figlie, specialmente Natalia. E questa, diciamo, contessa gioca un ruolo importante in Margherita, le dà dei consigli. Pensate che prima del matrimonio, appunto, le scrive una lettera a Fiume, che io ho trovato, era inedita. In questa lettera le dice: tu dovrai essere la Garibaldi di casa Savoia, cioè portare questa famiglia ad essere amata da tutti gli italiani, riuscire, diciamo, per esempio nei ricevimenti, a non dare l'idea che frequenti sempre, ti apparti sempre con le stesse persone, ma dovrai sorridere a tutti. E pensiamo che Margherita poi viene celebrata anche da, per esempio, da cronisti come D'Annunzio,
nel suo passato di cronista, come per questa capacità di uscire da una sala quasi con una piroetta, dando l'impressione di guardare e sorridere a tutti. E poi anche dice del ruolo che dovrà avere in famiglia, quindi cercando di riavvicinare il padre al figlio. Insomma, se uno legge questa lettera, hai la sensazione che veramente Margherita sia riuscita ad applicare questo criterio. Dico anche del suo periodo torinese, che è molto importante capire qual è stata un'altra figura femminile suo di riferimento, che era Mademoiselle Arbesser, che era, diciamo, la sua istitutrice venuta dalla Germania, e praticamente lei aveva formato Margherita alla necessità di saper dialogare convenientemente con tutti gli interlocutori, poiché questo era possibile soltanto se lei si preparava a questi incontri studiando prima la biografia di chi incontrava, ciò che aveva fatto, eccetera. E questo comincia lei a farlo da bambina con delle sedie, ognuno dei quali corrispondeva a un personaggio reale, ma non presente davvero. Quindi lei ha avuto questa capacità poi di mantenere questa formazione fino alla fine, tant'è vero che anche scienziati, uomini di fisica, insomma di chimica, celebrano questa cultura della regina, che in realtà non aveva fatto questi studi così approfonditi, anche perché si sposa da 17enne. Come avviene questo matrimonio? Fu una casualità a propiziarlo, nel senso che Umberto, intanto Umberto I, allora principe di Piemonte, lo si voleva far sposare in realtà con una principessa d'Asburgo, perché era ricorrente questa alleanza nuziale tra Savoia e Asburgo, anche per mantenere lo status quo in Italia, dei vari pesi, diciamo, e contropesi dei vari stati che erano presenti nella penisola. Solo che la prescelta, che era Matilde d'Asburgo, durante, diciamo, mentre fumava una sigaretta di nascosto in una villa di Como, diventa una torcia umana letteralmente, perché aveva queste vestaglie dell'epoca in cretone, eccetera, e quindi si muore in maniera orrenda, devastante, insomma, eccetera, e ovviamente Umberto rimane senza fidanzata, e la si voleva far sposare in fretta, perché tutta la corte, insomma, ma anche la stampa scandalistica che c'era già allora, mormorava di questa liaison di Umberto con la duchessa Vitta. E quindi, per evitare che lo scandalo continuasse, proseguisse, eccetera, si decide di farlo sposare con urgenza. A quel punto Menabrea, diciamo, ha questa idea di proporre la nipote a Vittorio Emanuele II come sposa ideale. Questo perché? Perché non soltanto era già una Savoia, quindi avrebbe potuto, come dire, insomma, aiutare la dinastia alla quale già era formata, ma perché aveva questo slancio patriottico, nazionalista, molto forte. Tant'è vero che le era stato proposto in precedenza un principe rumeno, e lei aveva detto che avrebbe preferito restare in Italia, e l'aveva detto: preferisco restare zitella ma rimanere in Italia. E infatti questo è il titolo di un capitolo, questo: meglio zitella che lontana dall'Italia, mi è rimasto impresso. Esatto. E poi, diciamo, praticamente lei ha quindi subisce una sorta di esame da parte dello zio, che all'epoca il palazzo Chiablese, dove vivevano i duchi di Genova, quindi la famiglia di Margherita, era collegato al palazzo reale da una manica, diciamo, quindi lo zio si presenta all'improvviso in camera sua, dopo aver avuto un colloquio però con Mademoiselle Arbes, e quindi, diciamo, passa questo esame, Vittorio Emanuele approva questa ora, e poi le darà, diciamo, anche una fiducia particolare per il suo carattere, perché farà in modo che proprio questa giovane coppia, cioè di Umberto e di Margherita, vada in giro per tutta l'Italia per familiarizzare anche con quei sudditi che non riconoscevano affatto, per esempio quelli del sud, le Savoia, i legittimi sovrani. E così anche li manderà poi a Roma, lui andrà per buon ultimo, no? Ma manderà questa coppia prima, diciamo, a soggiornare a Napoli, dove nasce l'unico figlio di questa coppia, che sarà il futuro Vittorio Emanuele III, e poi li manderà invece appunto in altre a Roma, dove c'era il problema, come si ricordavi giustamente all'inizio, di dover recuperare fiducia, stima da parte di un'aristocrazia che si sentiva defraudata del legittimo sovrano, che era appunto Papa Pio IX.
Vorrei un attimino chiudere il cerchio sulla parte, definiamola scandalistica, ma in fondo ci aiuta a cogliere la difficoltà e insieme la dedizione di questa coppia abbastanza singolare che, come tu stesso scrivi, se non ricordo male, aveva in comune solo la passione per i cavalli e allo stesso tempo però aveva una forte dedizione alla dinastia. Da una parte c'era Umberto che aveva questa liaison praticamente continua con Eugenia Litta. Lui non voleva sposarsi perché si sentiva già sposato, tra virgolette, con la Litta. Dall'altro anche lei, anche Margherita, ha una liaison con il barone Pecoz, e quindi in qualche modo si dovranno perdonare a vicenda. Quello che colpisce è soprattutto che per certi versi è un matrimonio sicuramente dettato da ragioni di Stato. Dall'altro non lo si può definire totalmente un matrimonio di calcolo perché loro non lo affrontano con freddezza, ma appunto con un grande, per qualche modo, in qualche modo neanche solo per senso del dovere, ma proprio per amore alla dinastia. Cioè rompe un po' anche persino il cliché del matrimonio combinato questa storia. Sì, è veramente un argomento interessante questo, che bisogna entrare nella logica del secolo, diciamo, e del periodo, però va oltre anche gli stessi schemi, perché non ci fu quell'acrimonia tra i due, diciamo, che c'era invece in altre alleanze nuziali preparate, anche laddove prevaleva il sorriso di facciata, di parata, eccetera, poi non si riusciva poi a combinare, invece c'è una stima molto forte da parte di Umberto I, che non è così, diciamo, informato, per esempio, tutto quanto attiene alla cultura, lo demanda alla moglie, si fa consigliare. I pochi libri che legge sono tutti frutto dei consigli di Margherita. In realtà, diciamo, non era che avessero, diciamo, Umberto non amava certamente la musica classica, non amava le composizioni musicali, non amava tantissimo i ricevimenti mondani, come invece Margherita, non amava la moda, ecco, insomma, queste cose sì, però avevano, per esempio, erano tutti e due amanti del buon cibo, del vino, dei sigari, perché fumava Margherita anche in segreto, per esempio dei quadri, questo sì, amava anche, diciamo, Umberto, e soprattutto, ecco, della politica sembrava più interessarsi Margherita che non Umberto. E alla fine si crea anche, diciamo, in questo una sorta di influenza da parte della moglie sul marito. Però, per capire la psicologia dei due è questa. Allora, essenzialmente sono innanzitutto due cugini, quindi figli di due fratelli. Quindi sentono Casa Savoia una squadra, e loro si comportano come così, come una joint venture. Loro festeggeranno questi 25 anni di matrimonio come, diciamo, un evento nazionale che rinsalda anche, diciamo, il momento difficile che ha vissuto la nazione dopo lo scandalo dei, diciamo, dei quartieri romani e altre problematiche del tempo. Però, diciamo, pensate, in realtà, Margherita ha questo amore, diciamo, fugace, ecco, insomma, questa amicizia era più che altro un'amicizia, ma molto tenera, dove lei mandava i suoi ricci per le poste, eccetera, con questo barone in cui lei aveva riconosciuto, diciamo, un eroe, di quelli della sua, perché aveva questi miti giovanili, scriveva anche racconti di conti cavallereschi quando era ragazzina, insomma. E poi le donò al Museo del Risorgimento, dove sono andati smarriti purtroppo questi racconti, perché sarebbe stato interessante leggerli. Io li ho cercati invano, ma non se ne ha più traccia, anche se Umberto II di Savoia li lasciò al Museo del Risorgimento. E comunque, insomma, lei aveva, facevano queste scalate. Addirittura poi il barone Pecos morirà ai suoi piedi, diciamo, unito da questa corda, diciamo, della spedizione del tempo. Per cui, diciamo, condividono questo amore per la montagna, eccetera, però mai una volta lei si sarebbe sognata di mettere a rischio, diciamo, la dinastia o il suo ruolo per una storia d'amore. Non l'ha mai fatto e non lo fece mai. Questo fu molto più prudente e riservata del marito, che tra l'altro, quando muore Pecos, e questa è la cosa che mi ha molto colpito, le scrive un telegramma affettuosissimo di condoglianze. Questo per capire un po', così come Margherita, quando il marito, viene ucciso, c'è molta glacialità per la duchessa Ritta, compresa anche da parte di suo figlio, e invece lei, diciamo, prima che arrivi Vittorio Emanuele, perché viene colto da questo regicidio, mentre è in crociera con la moglie sullo Iela, questo, piccolo piroscafo, nelle isole greche,
quindi risalirà poi l'Italia da Reggio Calabria, e in attesa che arriva a Monza, dove avviene il regicidio, lei va, si avvicina proprio alla duchessa, che è titubante, se entrare nella camera ardente, la prende per mano e l'accompagna. È il governatore, diciamo, del principe, l'ex precettore, che era Egidio Osio, commenta, dice, scrivendo alla moglie, informando di questo, dice: io non so, non avrei mai potuto avere questa nobiltà d'animo, no? Quindi in realtà, diciamo, lei va a accompagnare la compagna del marito proprio davanti alla salma, quindi concedendole questa affetto, insomma, questo ultimo saluto affettuoso. Quindi questa è un po' la psicologia del tempo, perché c'è qualcosa che è molto di più forte tra di loro, che il concetto che la casa alta, la famiglia, è molto più forte di tutto. Quindi loro sono concordi nel coprire gli scandali, sono concordi, diciamo, nel salvare la dinastia, sono concordi nel inseguire un disegno di grandeur italiano e dinastico. Allo stesso tempo, il fatto che abbiano avuto un solo figlio, Vittorio Emanuele III, a differenza della precedente e della successiva generazione, lascia comunque intendere che appunto non era però un matrimonio pienamente, al di là di questi aspetti che sicuramente colpiscono. Questo figlio, Vittorio Emanuele III, che sarà il penultimo re d'Italia, diciamo quasi l'ultimo, visto che poi l'ultimo regnò solo per un mese, Umberto II, ecco, questo figlio nasce a Napoli, dove praticamente si recano quasi in missione, soprattutto Margherita, più ancora di Umberto I, perché Vittorio Emanuele II aveva molta, quasi più fiducia nella nuora che nel figlio, per ricucire quelle ferite, nel caso di Napoli anche ferite borboniche ancora fresche. Sì, lei, diciamo, Margherita è una stratega d'immagine, nel senso che una delle cose più divertenti io ho trovato, diciamo, nell'archivio di Stato di Milano, tutti i conti, diciamo, dei principi di Piemonte, da cui risultano quelli che noi oggi chiameremmo gli scontrini. E quindi sono, osservando queste, diciamo, spese, sono riuscito a ricostruire delle cose che non, inimmaginabili. Per esempio, Margherita, prima di trasferirsi con il marito a Napoli, prende lezioni di mandolino. Si fa arrivare, diciamo, proprio perché voleva essere considerata napoletana, acquista un costume da popolana napoletana, che indosserà, e decide di fare la sua prima uscita pubblica andando a San Gennaro. Quindi il suo obiettivo diventa prima conquistare il popolo, e riesce, perché, diciamo, con questi gesti, con questa mimica, lei conquista subito la simpatia delle mamme, esattamente come era il programma che le aveva suggerito la sua amica Irene Morozzo della Rocca. E, diciamo, poi invece passa a sedurre, tra virgolette, l'aristocrazia con i ricevimenti, assumendo anche una serie di iniziative, specialmente riguardo ai banchetti, alle usanze tipiche dell'aristocrazia locale. Le studiava e li riproponeva in una chiave sabauda, avvicinando nelle sue ricevimenti tutti quelli che erano le casse di risonanza dell'epoca. E in questo lei riesce, diciamo, ad avvicinare moltissimo l'aristocrazia, diciamo, borbonica alla casa reale, mentre passa da una situazione iniziale di glacialità. In tutto questo, diciamo, lei viene ad essere considerata un simbolo anche di eleganza, di raffinatezza anche dalle altre donne aristocratiche. Perché questo? Perché lei aveva il culto, diciamo, degli accessori, specialmente delle perle, che poi passeranno alla storia tra pettegolecci e verità. Però pensiamo che la prima rivista di moda, che è del 1874 circa, si chiamerà Margherita proprio nel suo onore, no? Nasce a Torino, e i figurini che venivano riprodotti avevano le fattezze di Margherita. Questo solo per dire quanto era quel furbacchione del pizzaiolo di Napoli ha chiamato Margherita una pizza che in realtà era stata inventata prima, con la scusa, lo diceva, che era chiamata così perché era bianca, rossa e verde, in quanto c'era il pomodoro. Perché in realtà c'era questa pizza dell'epoca borbonica, da Re Carlo, diciamo, di Borbone, quindi in realtà era una vecchia usanza. Però la rivitalizza, no? Faceva questa cosa, nascono anche invece nascono poi le margheritine, che erano questi dolci. Quindi in mille modi diversi si parlerà, fino poi ad arrivare a un fenomeno culturale che è noto come il margheritismo, dove c'è l'influenza anche dal punto di vista poetico. Pensiamo a Carducci, che le dedica ben due poesie, ma quando lei si sposa arrivano odi anche, diciamo, da tutta Italia, poesie
e altre storie, quindi ha in realtà un rapporto particolare, no? Anche con la cultura, i suoi salotti culturali erano frequentati. Ovviamente non sarebbe giusto ignorare che molti ambivano ad entrarvi perché era un'entratura, no? Il fatto di essere nel salotto culturale della regina comunque apriva una serie di porte. Però lei riesce anche a conquistare non soltanto, ecco, gli aristocratici indispettiti dei Savoia, però anche, per esempio, dei politici avversi. Carducci partiva da premesse anarchiche e socialiste, poi, diciamo, quindi il fatto di essere riuscito comunque a avvicinarla, addirittura a fargli accettare la onorificenza sabauda, era è così come la famosa del ballo che lei riuscì a fare a ballare la tarantella con Nicotera, no? Diciamo che era un politico assolutamente avverso anche a casa Savoia. Tutti questi elementi contribuiscono poi a alimentare la sua fama di carisma, di donna, diciamo, di simbolo della dinastia. E in questo senso le va riconosciuto comunque il fatto che riesce in compiti abbastanza difficili, perché quando il suocero la manda con il marito a Napoli, ha un marito un po' taciturno, qualcuno lo descrive anche come goffo dell'epoca, nel senso non è uno abile nelle relazioni diplomatiche, ecco, insomma, nelle amicizie e quell'altro, un po' piemontese ritroso, ecco, come carattere. E invece lei è estroversa, quindi il socio pensa che c'è bisogno proprio di una figura così per intessere quelle relazioni che sono indispensabili per il casato. Lui non lo può fare, il figlio neanche a parlarne, e quindi, diciamo, si fida, e in questo lei riesce, ed è una ragazza di 18-19 anni, quindi diventa mamma giovanissima. Il fatto che abbia avuto un solo figlio non è necessariamente il segno di quello che è anche stato, cioè, nel senso, però lei ha avuto dei problemi con questo parto, quindi quasi sicuramente lei non poteva avere figli perché il parto era stato molto complicato, molto difficile. Poi fu lei, diciamo, a volere questo, che il loro matrimonio assumesse una connotazione diversa, dopo essersi resi conto che comunque il marito non avrebbe mai amato nessun'altra donna, da quel punto di vista, se non Eugenia Litta. Poi ce ne saranno anche delle altre, no? Però, insomma, mai nessuna avrà nel suo cuore il posto, diciamo, della Litta, che fu una sorta di moglie di fatto. Margherita fu l'amica speciale, fu la confidente, fu l'alleata, fu il perno su cui lui fonda l'aspetto dinastico e familiare. Quindi qualunque problema che coinvolgesse la famiglia o la nazione o la dinastia era diviso con Margherita pienamente. Dopo Napoli c'è naturalmente Roma, altra ferita, e qui più che di una ferita parliamo di una vera e propria breccia, quella di Porta Pia. Abbiamo fatto già qualche accenno in apertura poco fa alla questione romana, sostanzialmente, e quindi la coppia dei futuri reali si trova a vivere anche nella Roma ormai ex papalina, nel Quirinale appena lasciato dai pontefici, da Pio IX. Come vive in questa situazione e come avviene qui, se si ripete anche qui quello che è successo a Napoli? Sì, la strategia è molto simile, però è molto più difficile Roma come piazza, perché, diciamo, a Napoli ha avuto un successo più rapido. Roma hanno sofferto molto, lei soffre anche da un punto di vista religioso, perché Margherita è molto religiosa, lo provano anche i suoi diari, i suoi scritti, i carteggi che ha avuto con numerosi ecclesiastici, ma anche quelli con non ecclesiastici. Lei parla spesso di Dio, parla delle croci del dolore, nel senso che però vengono del tutto annullate da questo slancio, anche spesso quando è in montagna fa riferimento alla presenza di Dio, scrive delle preghiere, ne ha scritte almeno due, sono note, ma ne scriveva spesso anche le sue lettere, assumono caratteri di questo tipo, e soffre perché si sente disapprovata dalla Chiesa, e quindi da quel momento lei, dalla breccia di Porta Pia in poi, si inaspriscono chiaramente i rapporti tra Pio IX e Vittorio Emanuele II. Ci sono delle lettere di fuoco, no? Pio IX anche
minaccia per Berbis la scomunica, anche perché per lo scandalo domestico, come lui lo definisce, che era poi la liaison con Rosa Vercellana, il fatto che aveva già avuto 2 figli. Ci sono, quindi Margherita cerca in tutti i modi, cosa che non fa invece il marito, che è completamente anticlericale, di riavvicinare, ecco, il clero alla dinastia. E lo fa in tutti i modi possibili, specialmente attraverso le offerte generose, attraverso il tentativo di dare, per esempio, già la comunione alla cresima di Vittorio Emanuele, un certo crisma, però fallisce puntualmente perché è molto avversa il papato in questi tentativi. Anzi, i due ecclesiastici, che poi sono Geremia Bonomelli, arcivescovo di Cremona, e l'arcivescovo di Milano, di Colombiano, hanno tantissimi problemi per questa amicizia con Margherita in modo particolare. Però lei continua, non demorde, e alla fine è riuscita comunque a non chiudere un portone, no? Un canale, eccetera. Riesce, lei si rivolge comunque anche a Leone XIII, insomma, riesce ad avere comunque un certo dialogo a distanza. E, invece, per quanto riguarda l'aristocrazia romana, lei quando arrivano nei primi mesi del 1871 a Roma e trovano questo suculinale di Sadorno, devono chiamare addirittura un fabbro per rompere questo chiavistello che il Papa ha lasciato chiusa quel palazzo dove c'è tutto di Sadorno tranne un suo ritratto. E lei lo riarreda facendo arrivare i mobili da tutte le residenze, un po' sabaude, un po' di tutta Italia. Infatti poi sono impazziti per capire da quale residenza arrivavano i mobili per cercare di ricostituirli o di inventariarli in modo adeguato dopo la caduta della monarchia. Però in questo lei mette anche del suo, per esempio fa un salottino africano con le scimmie di peluche perché è l'epoca dello spedizionismo, crea una forma particolare anche di divani circolari che vengono messi in delle sale adiacenti a quelle di ballo, dei ricevimenti. Sono uno degli strumenti con cui Margherita tenta questa impresa di riavvicinare l'aristocrazia capitolina. Allora, diciamo, lei, questi balli erano una tradizione per Roma, no? E specialmente quelli in maschera. Allora lei diventa una professionista anche in questo, per uno dei primi a quale partecipa, fa arrivare delle miniature, tutto questo ricostruito di Emanuele Filiberto, l'antenato di Margherita di Valois, e riproduce questi costumi perfettamente, li fa riprodurre, li ordina, li commissiona con. Quindi sono un colpo d'occhio poi quando vengono visti, quindi conquista, prende per la gola ancora una volta questi aristocratici. Ci sono, diciamo, anche dei testimoni del tempo che descrivono l'impressione che destava l'arrivo dei principi in questi balli, specialmente di lei. E piano piano anche come dire, i più irriducibili, quelli che per fedeltà al Papa si rifiutavano, poi alla fine uno dopo l'altro cascano ai piedi di, tra virgolette, Margherita, partecipando ai suoi ricevimenti, alle feste, anche per non essere da meno, anche per non essere esclusi in quelli che diventavano i ritrovi del jet set del tempo, no? E quindi piano lei erode questa cosa, ma soprattutto la sua arte consisteva poi nel perfezionare questi balli, in modo che non fossero aperti solo agli aristocratici, ma anche all'imprenditoria che avanzava. Quindi i più grandi industriali, i più grandi facoltosi, perché questo creava una cassa di risonanza per avvicinare quante più persone possibili alla causa monarchica. Quindi lei espande progressivamente il range della fedeltà a casa Savoia, no? Fu lei a questo dedica tutta la sua vita, come una sorta di vestale della dinastia, e riesce in questo programma. Roma è il suo capolavoro, da cui poi parte tutta la sua strategia futura che riguarderà tutta l'Italia, tutta la nazione. Arriviamo al 1878, che è un anno clou ovviamente, per due motivi. Intanto la morte di Vittorio Emanuele II, che porta sul trono Umberto e Margherita. Nello stesso anno, quasi in un intreccio così misterioso, muore anche Pio IX, dopo il record di 32 anni di regno, che insomma, salvo gli anni di Pietro, su cui nessuno si può pronunciare, detiene il primato sicuramente, e 32 anni che ne hanno viste di tutti i colori. Quindi
come avviene questo volta pagina, ammesso che si volti pagina eventualmente? Sì, è un, diciamo, è un momento molto delicato, perché diciamo, è una successione al trono di un, diciamo, dove Margherita esordisce come regina studiando in tutto e per tutto la coreografia dei funerali del suocero, no? Quindi fa arrivare questa corona di ferro da Monza, diciamo, simbolo appunto del, del primo re d'Italia, quindi immagina questa grande insomma coreografia per il suocero, e quello è il suo primo esame da, da regina. E poi anche subisce, ecco, insomma, un primo attentato il marito da Passanante. Lei anche questo episodio lo riuscirà a volgere a favore di Casa Savoia, intanto con la celebre frase: è finita la poesia di Casa Savoia, no? Perché era stato, non si sarebbe mai potuto immaginare che qualcuno attentasse al re, nella sua psicologia, nella sua, e nella psicologia un po' dell'aristocrazia del tempo. La lesa maestà era un qualcosa di assolutamente, già verbalmente, quindi figurarsi se uno poteva pensare a una violenza in quel contesto. E, però anche in questo caso lei si getta appunto quasi sulla carrozza di Napoli, dove avviene questo, dice, si butta in avanti lei e dice, sprona anche Cairoli, dicendo: Cairoli, salvi il re. Quindi anche in questo lei butta i fiori che aveva in mano, che le avevano offerto i sudditi, li butta addosso all'attentatore. Anche per questo avrà una eco, una ribalta. Quindi in realtà la sua poesia personale poi si amplierà da questa, da questo episodio. E poi loro compiono ancora una volta un giro anche dopo la loro ascesa al trono del marito, compiono un nuovo giro in Italia. Questi giri che sono, vanno da Palermo, tutto, toccano tutte le città, Siena, insomma, producono un effetto di grande ritorno, no? Nel senso che vanno tutta la famiglia, anche il piccolo Vittorio Emanuele, quindi avvicinano sempre di più gli italiani a questa famiglia reale, a questa famiglia che doveva diventare la famiglia simbolo. E lei, diciamo, riesce a vivere una cosa curiosa di Margherita che non si conosceva, che ho scoperto grazie ai diari di Farini, che sono il presidente del Senato era un grande confidente di Margherita, si scappavano spesso delle informazioni di politica. Ho scoperto appunto che lei per un po', dato che è una curiosa e si appassiona a tutti i fenomeni del suo tempo, anche si appassiona allo spiritismo, quindi cerca di contattare il suocero con queste tavole rotanti, come si diceva allora, facendo queste sedute spiritiche. Sia lei sia i responsi erano tutt'altro che attendibili. Proprio al Quirinale era avvenuta qualcuna di queste esperienze, se non sbaglio. Sì, al Quirinale, ma anche a Torino, perché diciamo, avevano poi di Torino, si sa che ha questa fama anche di magia, di altro, diciamo, e anche la madre era interessatissima a questo tipo di cose. Contattarono infatti anche il padre del nonno di Margherita, che tra l'altro era questo Giovanni di Sassonia, che aveva tradotto per la prima volta Dante Alighieri in tedesco. E da lì nasce anche un amore particolare di Margherita per la Divina Commedia, che poi trasmette in pieno al nipote Umberto II. Abbiamo appunto accennato al fatto che questo ventennio, questo regno dura poco più di 20 anni, 22 anni, che appunto è un tempo considerevole, costellato da ben 3 attentati, oltre a quello del 1878 appena accennato. Poi un altro seguirà nel 1897, poi quello che andrà definitivamente a segno appunto nel 1900. Ci saranno i moti di Milano, la politica coloniale, insomma non sono anni, come dire, semplici, per così dire, gli anni di regno della regina Margherita. Come possiamo... quale o quali eventi a tuo avviso possono essere più rappresentativi proprio della sua figura come regina consorte d'Italia? Allora, dobbiamo inquadrare
situazione del tempo, per cui c'è questo fenomeno dell'anarchismo, no? Che è molto virulento. Pensiamo che muore Sissi d'Asburgo, viene ucciso il premier spagnolo, a distanza ravvicinata. Ognuno di questi episodi di violenza viene commentato da Margherita in maniera molto precisa, sia nel carteggio con Osio, sia nel carteggio con il consuocero Nicola del Montenegro. Poi parleremo magari, diciamo, anche di questa amicizia, ma e poi anche con altri suoi interlocutori. E lei sostanzialmente è terrorizzata da questa variabile anarchismo e comincia, come molte persone, Crispi, tanto per dire uno, ma anche come Osio stesso, molte persone di quella generazione, lei è convinta che il parlamentarismo quindi produca dei danni, perché alla fine dà comunque... producendo ingovernabilità, caos a suo avviso, quindi impedendo le maniere uniche e forti, quindi il potere centralizzato, alla fine produce solo caos e quindi fa aumentare il rischio di violenza. Quindi lei, per lei il Parlamento è un qualcosa di negativo, e questo lo dice, lei reaziona molto reazionaria, autoritaria nella sua filosofia. Il suo ideale di politico, appunto, Crispi, nonostante la deluda, perché si scoprirà poi la sua bigamia, no? Si scoprirà che aveva da due volte, questo lo vive come un tradimento, però politicamente rimane il suo grande ideale di statista, per il piglio proprio autoritario, insomma, centralizzato. Però quindi lei alla fine lei vede con favore questo bisogna anche di dare delle dimostrazioni di severità, delle punizioni, così come vede con favore, ahimè, anche l'imperialismo, perché lei è convinta che anche l'Italia debba avere il suo prestigio mondiale, internazionale, sogna perché i suoi nipoti sposino comunque gli eredi dei più grandi casati. Infatti lei frequenta, invita più volte gli imperatori tedeschi, l'imperatore tedesco è suo, il Kaiser è suo amico quasi d'infanzia, quindi ha tantissimi rapporti di questo tipo, e invece è molto critica sulla politica del suo tempo, sulle figure che la contraddistinguono, quindi lei si butta spesso sulla cultura. Un politico con cui lei ha avuto un rapporto molto particolare è stato Minghetti, perché era il suo professore anche privato, diciamo così, di latino, perché lei, mentre il figlio Vittorio Emanuele comincia gli studi classici, anche lei vuole dedicarsi al latino e al greco, e lo fa, il latino si dedica attraverso questo carteggio. Quando non potevano vedersi di persona, si scrivono delle lettere in latino, quindi è rimasta questa testimonianza molto, anche in quelle lettere parlano anche degli eventi attuali, della politica e di questo, quindi anche un'altra amicizia questa particolare. C'è un grande trasporto di testa che ha Margherita per quest'uomo, diciamo, intelligente, colto, eccetera. E lei, Margherita, non approverà poi l'atteggiamento del figlio in alcune cose, però le va riconosciuto il fatto che non si sia intromessa. Vittorio Emanuele, il figlio, che poi sarà, come dire, chiacchierato e discusso, però nella prima fase del suo regno è stato invece una figura, a mio avviso, importante per l'Italia, perché riuscì a capire che non bisognava incaponirsi nella politica, tra virgolette, reazionaria, no? Sulla quale si era arroccato il padre e i suoi consiglieri, ma conferendo il mandato dopo il regicidio a Zanardelli, apre la strada alla, come dire, diciamo, alla legislazione sociale, quindi si darà questo poi la possibilità di, diciamo, di interrompere il periodo di violenze, di scontri, e darà il luogo, diciamo, delle prime leggi sindacali, insomma, le prime leggi con diritti per i lavoratori, e da questo punto di vista è stato, come dire, lungimirante. Poi dopo la Seconda Guerra Mondiale invece ci sarà la parabola, dopo la Prima Guerra Mondiale ci sarà la parabola discendente del regno di Vittorio Emanuele fino alla marcia su Roma, eccetera. Ecco, quello che è interessante vedere che poi non è vero, cioè a un certo punto il fascismo cerca di rendere Margherita un'icona fascista, ma non è vero neanche questo, cioè nel senso, lei non aveva questa, avrebbe giudicato per lei la forma di autorità che lei vagheggiava era molto più aristocratica, no? Rispetto a quella che poi fu il fascismo, per quanto all'inizio lei lo guarda con simpatia, ecco, con favore. Infatti i quadrumbri vanno a trovarla
a Bordighera, diciamo, dove lei viveva prima di andare a Roma, no? Qualunque dire della marcia su Roma, intendevo. A proposito quindi in qualche modo tocchiamo già la seconda fase della vita di Margherita e quindi quell'altro ventennio passato da Regina Madre dopo il regicidio. A proposito di questa seconda fase, interessante, c'è anche questo aspetto nel tuo libro, il rapporto con il figlio, con il figlio re, ma anche più banalmente con il figlio, perché già quando era bambino, questo bambino le creava qualche problema, anche proprio di immagine, se possiamo dire così. Sì, è vero, è un rapporto, diciamo, che va compreso. Allora, io ho fatto altri libri su Casa Savoia, no? Quindi diciamo, avevo avuto modo di conversare, anzi, diciamo, con la regina Maria José a lungo, che presto sarà, diciamo, a sua volta oggetto di un'altra biografia, ma insomma, lei mi aveva comunicato questa grande antipatia verso il suocero. Non è più antipatia, era un giudizio severo, però anche poi lo giustificava dicendo che, appunto, mi è stato detto più volte da diversi testimoni che c'era stata questa difficoltà anche di rapporto con la madre. E quindi io ero convinto che mi ero convinto di una sorta di aridità materna da parte di Margherita. Ho dovuto rivedere le mie convinzioni anche dai carteggi di Margherita, per esempio, con la famiglia Lorenzo della Rocca, perché lei parla in continuazione dei bambini, del bambino, dei piccoli, my baby, lo chiama baby Victor, insomma, c'è molta tenerezza, cura tutto il suo look in maniera. Poi, allora, c'è questo aspetto che, da una parte, avendo solo questo figlio, lei diventa soffocante, no? Con queste attenzioni e soprattutto col suo perfezionismo. Bombarda questo bambino di lezioni, vuole che balli, che suoni il pianoforte, che tutto questo. Vittorio, per questo motivo, dato che aveva in uggia, non permetterà mai più a nessuno di suonare, neanche alla moglie. Elena dovette sospendere di suonare, e anche a Maria Giuseppe disse che lui preferiva il suono delle trombe, che era il suono più bello delle trombe militari, delle fanfare. Quindi, questo poi il problema d'immagine nasce dal fatto quando si scopre dopo l'età puberale che questo ragazzo non crescerà mai più in altezza, quindi rimane, sì e no, vicino al 1,56 m. Bisognerà abbassare il limite per l'ammissione alla leva militare, perché altrimenti il futuro capo delle forze armate non avrebbe potuto entrare nell'esercito. E quindi pensate anche l'ingenuità del tempo: si decide anche con i buoni uffici di Crispi di far arrivare un macchinario dalla Germania. Per tentare di allungare, ovviamente era quella che a Roma direbbero una sola, no? Non era assolutamente un'invenzione veritiera, sottoponeva solo questo ragazzino a dei dolori lancinanti, quindi lui accumula una serie anche di rancore per questa mamma, no? Che lo sottoponeva a queste prove, perché a lui non piaceva i ricevimenti, ballare, insomma, lei le imponeva invece questo, voleva che fosse marziale. Voleva che fosse perfetto, insomma, così. Però nello stesso tempo lei si vergogna di questo figlio che è quasi rachitico, no? È quasi. E alla fine sarà proprio lei che comunque si adopererà, però, perché il figlio possa avere sì un matrimonio combinato, perché interessava l'espansione dell'Italia nei Balcani, e quindi si pensò a un'alleanza con un paese di quell'area, che tra l'altro aveva buonissimi rapporti sia con la Russia. Era riuscito un po' a tenere, no? Quindi il Montenegro era poi il baluardo, era stato il baluardo nella lotta contro i turchi. E quindi, diciamo, però soprattutto perché c'era questa, come dire, insomma, io la dico, una sorta di strategia o genetica, perché si pensava che una donna forte, robusta, così alta, potesse bilanciare appunto questo fatto che c'erano state troppe unioni tra consanguinei, tra cugini. E quindi lei, però, conoscendo il carattere, la testa, lei la chiamava così, lo diceva, la testa dura del figlio, lei fa in modo che questo incontro sembri casuale, quindi organizzano questa andata a Venezia, con la scusa della Triennale, insomma, della mostra, diciamo, eccetera, e passano casualmente, nello stesso albergo dove erano i
principi regnanti del Montenegro con la loro famiglia, e si incontrano alla Fenice in uno spettacolo, e poi quindi lei fa in modo che questa unione avvenga. Ecco, poi c'è una bellissima aneddota anche scherzoso, si raccontava appunto che Margherita invogliasse il figlio giovanotto, diciamo adolescente, ad andare insieme a passeggiare alla Villa Borghese, e lui rispose: ma no, ma cosa andiamo, cosa devono fare un naso e un nano insieme? Il naso era la madre e il nano era lui. Quindi lui era molto autoironico, anche graffiante nella sua autoironia, diciamo, e scriveva queste cose anche sui suoi diari, eccetera. Quando si sposerà il figlio Umberto, Vittorio Emanuele scriverà nozze de Beppo, lui lo chiamava così, e poi dice la parade dell'età, cioè come dire, in realtà era una stata una parata di regime, non è stato un matrimonio di famiglia. Ecco, insomma. Chiaramente lei, quando il figlio diventa re e quando entra poi nel pieno dei poteri, un pochino è costretta per forza a stare dietro le quinte. Sì, lo fa anche perché, diciamo, c'era questa regola ferrea, diciamo, che lei per prima aveva sempre rispettato. Erano due diverse regole. Una era che i Savoia regnano uno per volta, quindi non ci dovevano essere intromissioni di sorta, e l'altra era che le donne devono dedicarsi alla famiglia e altro. Lei non lo fece mai questo, di dedicarsi solo alla famiglia, ma per lei la famiglia era la dinastia e viceversa. Quindi si dedicava alla politica, ma sempre dando l'idea che fosse il marito a farlo. Lei non prese mai apertamente, diciamo, la parola in questo. Quindi quando succede, cerca di parlare col figlio, ma scrive più volte quando le consiglio, dice che è mio figlio che decide. Lo dice chiaramente, dice io non posso fare niente, questo quando qualcuno le chiede, non si può dire, di giocare un'influenza, lei si tira sempre indietro. E d'altra parte Vittorio Emanuele le fa capire questo, che deve starsene disparse, tant'è vero che acquisterà per la madre questo palazzo che è l'attuale ambasciata americana, pur di non averla, insomma, tra i piedi alla fine, perché comunque lei avrebbe potuto benissimo dimorare anche al Quirinale, perché lui non sceglie invece di vivere al Quirinale, che era la reggia che considerava solo di rappresentanza, e acquisterà invece questa, oggi la chiamano Villa Ada, ma sarebbe più giusto chiamarla Villa Savoia, perché si chiamò solo per un breve periodo Villa Ada, che è, diciamo, quella villa sulla Salaria, dove diciamo, oggi c'è l'ambasciata d'Egitto, e con tutto il parco annesso, che prima era unico, anche la parte che oggi è un parco pubblico, perché era selvaggio, diciamo, come circostanza. E allora piaceva, c'erano gli animali, e lui e Margherita sono una famiglia, lui ed Elena sono una famiglia piccolo borghese nel loro modo di comportarsi, eccetera, nel modo in cui educano i figli, eccetera. Mentre Margherita avrebbe come dire, portato un diverso cliché, quindi i balli scompaiono del Quirinale, tutte queste cose ovviamente a Margherita non fanno piacere, però non lo dà ad intendere. Lei crea una sorta di corte alternativa, ma da regina madre, dove il fulcro diventa la cultura, quindi ci sono i ricevimenti, ci sono i banchetti, ma ci sono anche le scritti, anche, no? Lei poi si fa sentire, ha la passione dell'automobilismo, per esempio. Lei sarà la prima donna d'Italia a guidare, viene criticata aspramente per questo fatto, tra l'altro era vedova, e allora lei rilascia un'interessante intervista al New York Times del 1911 dicendo che era rimasta così scioccata dal regicidio che aveva ancora negli occhi questo frammenti di scena quando arrivava il corpo insanguinato del marito sulla carrozza alla regia di Monza. Quindi per scacciare via questi frammenti visivi aveva bisogno degli scenari, dei paesaggi che scorrevano via veloci quando era solo sulla vettura, solo così riusciva a spazzarli via. Quindi anche una certa fantasia nel giustificarsi in questo, da una flotta intera di auto con nomi leggiadri come Allodola, Sparviere, eccetera eccetera. Quando muore, la prima cosa che fa il figlio, si sbarazza di tutte le auto, le vende, si sbarazza della villa di Bordighera, si sbarazza del palazzo Margherita, vende, diciamo, tutto in maniera come se volesse spazzare via tutto quello che era stata, tutte quelle che erano state le esagerazioni, tra virgolette, quelle che lui riteneva esagerazioni della madre. Per cui c'è stato questo criticità, però c'è una cosa molto bella invece da dire, che è il rapporto tra Margherita
ed Elena. Cioè, questo, sono due donne completamente diverse. Probabilmente Margherita non approvava, diciamo, il modo di vestire, per esempio, di Elena, che era assolutamente l'antieleganza, era spartana, quell'altro, ma ne ammirò moltissimo il buon cuore. Poi era, come dire, era felice del fatto che lei, Elena e il marito si amassero, perché lei non aveva conosciuto questa forma di amore, no? E quindi la difende anche, riesce a difendere anche le critiche, i veleni che vengono fatti alla corte del tempo sul modo di vestire, di essere di Elena, della nuora, e quindi ovviamente il fatto che la regina la spalleggiasse così. Quando ci sarà la prima guerra mondiale, Elena, portando una sua usanza che era tipica del Montenegro, decise di allestire un ospedale da campo, un ospedale militare, ecco, nel Quirinale. L'ospedale numero uno sarà proprio il salone da ballo del Quirinale. E allora lei vuole fare l'ospedale numero due a Palazzo Margherita, quindi tributandole anche questa forma di assistenza, dandosi da fare, ecco, per la beneficenza, per tutto quello andavano moltissimo d'accordo, e si crea questa intimità tra le due. L'unico forse momento di grande crisi con la nuora fu in occasione delle nozze di Yolanda, la primogenita, quindi la prima nipote di Margherita, perché lei voleva che sposasse il futuro Edoardo VIII, che poi sposerà Wallis Simpson. Invece lei, andando lì a Londra per questa alleanza, in vista di questa alleanza nazionale, invece si innamora di uno dei concorrenti al concorso ippico, che era il conte Giorgio Calvi di Bergoglio, e lo sposa a lui. Quindi per lei il fatto che non avesse sposato una, mentre la nonna montenegrina scrisse potevi essere regina, invece hai scelto sua maestà l'amore, quasi, diciamo, contenta di questo, invece lei ne farà una malattia, fece andare anche Mussolini a rimproverarla, insomma, ecco, saranno momenti duri e difficili questi. Siamo in chiusura, anche se ci sarebbe ancora molto molto da dire, però un ultimo accenno doveroso a questi funerali della regina Margherita, che sono dei funerali itineranti praticamente, da Bordighera, dove lei muore, a Roma, dove viene sepolta poi nel Pantheon, che testimoniano anche in questo modo che siamo in presenza di un'icona, come abbiamo detto all'inizio. Sì, e la cosa più impressionante sono vedere anche questi filmati dell'Istituto Luce, dove si vede proprio il treno reale, questo convoglio che da Bordighera porta la salma fino a Roma. Ci sono queste ali proprio di folla nelle varie stazioni, dove il vagone trasparente, che è stato fatto di cristallo appunto perché per essere vista, passa il suo feretro e le buttano fiori. Si vede proprio tutto un popolo che si unisce attorno a questa regina, a questa donna simbolo, che aveva fatto anche nelle sue contraddizioni, aveva per esempio appoggiato il movimento pedagogico, insomma, tantissimo la Bulkner, eccetera, anche le prime in comprudenza, no? Le prime andava ad assistere alle conferenze delle prime femministe, pur senza mai dire, diciamo, prendere parola su questo, ovviamente. Però ecco, lei aiutò tantissimo anche la Montessori, no? È rimasta traccia anche di questo, quindi aveva giocato un ruolo a tutto tondo nella nostra storia, e io penso che sia giusto riscoprire questa figura, che è stata una professionista della monarchia, ma è stata anche la prima first lady d'Italia, una donna che ha lasciato comunque una traccia nel nostro passato e nel nostro presente. Bene, siamo giunti proprio alla fine, ma posso assicurare che quello che abbiamo detto finora è solo una minima parte di tutti i dettagli presenti nel libro. Una delle cose più interessanti è davvero il fatto che sia una trattazione dettagliata e viva, viene veramente, oltre al di là della mole del libro, che però è una mole che scorre molto bene, perché sembra veramente di rivivere questa figura anche nei suoi aspetti più curiosi, anche modaioli, come abbiamo accennato. Quindi davvero sembra di aver detto molto in quest'ora, ma vi assicuro che nel libro c'è molto molto di più. Ringraziamo intanto tutti quelli che ci hanno seguito questa sera, in particolare ci scrivono, non fanno domande ma fanno complimenti, quindi non avevamo domande stasera,
Giuseppe Palazzo e Laura Rotundo, che sono tra l'altro tuoi lettori assidui e ti ringraziano anche per questo nuovo lavoro letterario. E ringraziamo naturalmente l'autore che è stato con noi, Luciano Regolo. Ricordiamo, cerchiamo di mandarlo in onda, eccolo qui, il libro di Luciano Regolo, Margherita di Savoia, I segreti di una regina, che sarà presentato, come abbiamo accennato in apertura, dopodomani alle 17:30 a Palazzo Reale a Milano, dallo storico Francesco Perfetti e dalla giornalista Valeria Palumbo, oltre che dall'autore Luciano Regolo, che è condirettore di Famiglia Cristiana e autore di numerosi saggi, tanto di spiritualità quanto di storia, e tra cui alcuni già dedicati ai Savoia, oltre a questo, e altri che probabilmente verranno anche sugli stessi argomenti. Grazie Luciano anche per la disponibilità, per essere rimasto tutto questo tempo, e vi diamo appuntamento quindi alla prossima diretta Facebook delle edizioni Ares, che sarà martedì prossimo 20 ottobre. Parleremo naturalmente nell'imminenza delle elezioni americane degli Stati Uniti, insieme a Mauro Della Porta Raffo. Vi ricordo che questa e tutte le altre dirette sono sempre visibili sulla pagina Facebook delle edizioni Ares. Grazie a Luciano Regolo, grazie a tutti voi e buona serata.